Siamo in Siret, nella regione della Bukovina, al confine tra la Romania e l'Ucraina. Questa alle nostre spalle è una colonna di aiuti diretta proprio nel paese assediato dalla guerra, dall'esercito russo. Dall'altro lato invece c'è la coda di profughi che escono dal paese, che abbandonano la loro terra in guerra. Raggiungono poi altre città rumene, ad esempio a Suceava, dove siamo stati ieri sera in una casa dove due pensionati, Viorica e Giovanni, 71 e 82 anni, hanno aperto le porte a 38 profughi sotto lo stesso tetto. Ieri sera ci hanno accolto con un canto, una preghiera per l'Ucraina. Da 3 settimane ospitate tante persone che hanno bisogno perché arrivano dalla guerra. Noi facciamo il tempo. Noi stiamo facendo quello che possiamo. Abbiamo visto il bisogno e abbiamo deciso di reagire in questa maniera. Che cosa pensate di questa guerra? Ci possiamo credere. Che possiamo credere? È un vero disastro. Qualcuno diceva che tra rumeni e ucraini non correva buon sangue. Pentru noi nu contează dacă sunt români, ucraineni sau ruși, care au nevoie. Noi nu contează se sunt ucraineni, rumeni o rusi. Per noi sono esseri umani che devono essere aiutati. Nell'abitazione di Viorica e Giovanni, due pensionati, ci sono anche molti bambini. C'è un bambino, David, 12 anni, che segue ancora le video lezioni con gli altri compagni di classe rimasti a Cernovsky. Cosa vi colpisce delle storie di chi arriva? Despărțirea între oameni. Il fatto che devono essere separati moglie e marito e anche il fatto che devono abbandonare la loro casa. Ci copii care suffer. E anche i bambini che li vediamo soffrire tanto. Siamo qui con Corrado Camagna, presidente dell'associazione Salvati per Servire. Ci sono tanti volontari già impegnati dalle 8:30 di mattina a scaricare un tir proveniente dall'Italia con generi alimentari, non solo, ma anche vestiti e medicinali provenienti da Reggio Emilia e da Milano. Corrado, al lavoro ormai da tanti giorni in questa emergenza. Sì, siamo presenti in questa emergenza dal 28 febbraio, subito dopo 4 giorni scoppiata la guerra. Questo è il 10° tir che abbiamo portato questa mattina, lo stiamo scaricando e un altro arriverà dopo di questo. L'Italia ha un grande cuore per questo. Allora, questo carico adesso viene scaricato, poi saranno caricati degli altri mezzi per andare dove? Andiamo nelle zone dell'Ucraina, non possiamo rivelare esattamente i posti dove andiamo, ma andiamo in posti dove poi viene la gente con i furgoni e porta anche a Kiev, a Mariupol. Ci ha colpito molto una scritta su alcuni di questi pacchi, Ludmilla, cos'è? Ludmilla è una signora, una donna che gestisce un orfanotrofio in Ucraina e quindi questi bancali che stiamo scaricando adesso sono per Ludmilla. Questa è un'azienda rumena, Doro-Oi, che è stata riconvertita totalmente in un centro aiuti. E questi sono i volontari che anche attraverso una catena umana smistano i pacchi. Questo qui è il magazzino principale. Da qui si scarica il tir e si mettono nei piccoli furgoni più piccoli. Ne partono in media 7, 8, 9 al giorno e si portano agli altri centri.